Ancora politica, la Lega sollecita la nomina di un commissario per la TAV. L'appello è rivolto al ministro delle Infrastrutture Giovannini, che non ha ancora dato l'ok alla firma del contratto di programma con Ferrovie e Telt. Scrivono in un documento i parlamentari Elena Maccanti, capogruppo in Commissione Trasporti, e Edoardo Rixi. La tratta italiana della linea ad alta velocità, con il decreto sblocca cantieri, aggiungono i parlamentari leghisti, deve essere ricompresa nella seconda lista di interventi che il ministero si è impegnato ad approvare entro il 30 di aprile.